ma anche bene che abbiano suscitato domande e interesse, quindi ci fa piacere, però siamo quasi fuori tempo massimo, quindi pregherei tutti di prendere posto così possiamo dare l'avvio a questo incontro. Allora, lui si metterebbe al centro, mi dicevo io, ma se c'è... non ci vuole stare. No, è perché non vedevo mica lo stile. Cosa si vede? Tira giù la luce? Beh, quello di sicuro. Vai, adesso tocca a mettere. Direi che lo puoi mandare. Qualcosa mancava, per esempio non c'è la fabbrica sospesa. Non... Facciamo partire le immagini. Sì. Prato, l'ombra, un bagno con i sali, del vento, un sacco di fiori. Se fosse una stagione, che stagione sarebbe? Estate. E se fosse un sentimento? Un sentimento? Piacere. Una qualità? Dolcezza. Un difetto? Qualcosa che appiccica. Una musica. Un valzer. Un abito. Un vestito. Un vestito col corpino stretto e la gonna molto larga. Che uscita si muove. Vorresti tu un vestito così? Io ce l'ho. Senti, perché non mi vuoi dire che lavoro fai? Cosa devo mettere sotto professione? Postina, metti. Postina? Sì. Guarda che lo metto sul serio. Sì, ma è giusto. Senti, che tipo di uomo ti immagini vicino alla donna che usa questo profumo? Sì, questo. Stasera cosa fai a cena? Ma scusa, questa è un'intervista sui profumi? Sì. Come sì? Cosa c'entra lui? Ci sono anche queste domande nelle indagini. Non ci credo. Ti giuro. Beh, qual è la domanda? Che cosa fai stasera a cena? Mangio.
Ok. Ma iniziamo, ecco. Iniziamo al buio, è più bello. Iniziamo al buio, no. E la luce fu. Allora, benvenuti a questo nostro ultimo incontro della mattinata. Abbiamo il grande piacere di avere qui con noi Silvio Soldini, il regista Silvio Soldini, che pregherei di accogliere con un applauso. Grazie. È per noi un grande piacere e ci tenevamo veramente molto che nell'ambito di questa rassegna ci fosse un regista, perché insomma parlare di cinema e parlare di cinema con un protagonista importante della scena italiana ci sembrava importante. E vabbè, io non mi dilungo a raccontare la carriera e la storia di Silvio Soldini. Cercheremo poi con lui in un dialogo un po' improvvisato, in cui desideriamo che veniate coinvolti anche voi, cercheremo di raccontare un po' come si fa il cinema, come nasce un film. Prima però passerei la parola ad Andrea Rocco, che è il direttore della Genova Liguria Film Commission, che introdurrà comunque brevemente l'incontro. Niente, avevo preparato una presentazione piuttosto noiosa che, visti anche i tempi che abbiamo e che sono limitati, che ci hanno limitato quelli che ci hanno preceduto, salterei. Quindi lascerei la parola a Silvio Soldini, che lo ricordo qui, immagino che voi abbiate fatto i vostri compiti a casa, abbiate letto, visto un po' di cose fatte da Silvio. Una cosa che ricordo, Silvio è un regista di Milano, vive a Milano, ha lavorato prevalentemente a Milano, però ha avuto e ha un rapporto molto stretto con Genova, con la Liguria, che ha avuto negli anni anche poi si è concretizzato in tre film sostanzialmente, che uno di cui tra l'altro vedrete qualche piccola clip, che è Agatha la Tempesta, che è girato parzialmente qua, uno che è girato totalmente qui a Genova, che si chiama Giorni e Nuvole, e un documentario che forse non molti di voi hanno visto, anche se l'abbiamo fatto vedere negli anni passati dai vostri colleghi nelle scuole in tutta la Liguria, che si chiama Un piede in terra e l'altro in mare, che è un documentario sui Liguri e sulla Liguria. Questo rapporto continua, noi ci sentiamo abbastanza spesso e speriamo che prima o poi si riannodino un po' questi fili tra Silvio e la nostra regione. Lascio la parola. Allora, comincerò io con una prima domanda. Ho avvertito Soldini prima che non sono un'intervistatrice professionista, quindi cercherò di fare delle domande di cose che a me interessano e che spero interessino anche a voi. E poi, appunto, come dicevo subito all'inizio, sarete pregati di intervenire anche voi con curiosità o con cose che vi farà piacere chiedergli. Intanto, la prima cosa che penso chiunque di noi voglia sapere è come ha cominciato a fare il regista. L'aveva già deciso? È stato un caso? È un percorso? No, allora un caso non è, o forse sì, ma ho iniziato che a un certo punto della mia carriera di studi ho deciso di provare a studiare cinema. All'epoca era proprio la fine degli anni 70. All'epoca in Italia, se non sbaglio, esisteva solo il centro sperimentale a Roma, che era chiuso in quel periodo, quindi ho cercato di andare all'estero. Finalmente sono approdato a New York, dove ho vissuto 2 anni e mezzo e dove ho fatto una scuola. Poi sono tornato negli anni, nell'82, e mi sono trovato davanti al grande quesito: che fare per provare a fare dei film? Come si fa? Dove devo andare? Posso stare qui? Devo andare a Roma? All'epoca io ero un ragazzo decisamente timido,
incapace di vendersi, e quindi l'idea di andare a Roma a cercare di conoscere qualcuno, scrivere una sceneggiatura che non sapevo neanche bene fare io da solo, e quindi avrei dovuto farmi aiutare da qualcuno, interessare un produttore, eccetera eccetera, mi sembrava un'impresa impervia, oltre al fatto che all'epoca il cinema italiano che veniva prodotto in quegli anni non era certo che mi appassionasse, quindi ho deciso di seguire un pochino degli esempi che arrivavano dall'estero, che all'epoca era soprattutto la cosiddetta New Wave americana, i vari Jim Jarmusch, Amos Poe, non so se qualcuno di voi ha visto dei film loro, che producevano dei film a bassissimo costo, prodotti praticamente in casa, eccetera eccetera. Quindi ho detto, ma perché se lo fanno loro, perché non dobbiamo riuscirci noi? All'epoca però, rispetto ad oggi, c'era un problema di questo tipo: non c'erano le telecamerine che si possono comprare, e i computer e i programmi con cui si può montare, eccetera eccetera eccetera. Quindi per fare un film, non essendoci digitale eccetera, c'era solo la pellicola, e quindi voleva dire che per fare un film a livello minimamente professionale doveva essere in 16 mm e quindi voleva dire che bisognava comprare della pellicola, affittare una cinepresa, affittare poi una moviola per montarlo, fare il mix in una sala mix, insomma tutta una serie di cose che, se volete, poi vi racconto nel processo di come si fa un film, che appesantivano, allungavano, ma soprattutto costavano. Quindi, però, insomma, bisognava rimboccarsi le maniche e farlo, trovare le persone che lavoravano con te e che volevano fare queste, buttarsi in queste avventure gratuitamente, chiaramente, prevalentemente notturne, perché poi tutti noi, io e i miei compagni, lavoravamo poi di giorno, quindi oppure nei weekend, e abbiamo cominciato a fare dei film, che sono, il primo si chiama Paesaggio con figure, il secondo si chiama Giulia in ottobre, finché poi ho fatto un cortometraggio che era all'interno di un film per episodi, che è stato prodotto da Rai 3, che si chiamava Provvisorio quasi d'amore. Nel frattempo ho cominciato a fare documentari, come diceva prima Andrea. Il primo è un documentario che mi è stato offerto dalla provincia di Milano, che si chiama Voci Celate, che era su un'esperienza di un day hospital per malati di mente ai bordi della città di Milano. Il secondo, subito dopo, per la Pirelli, era un documentario sulla bicocca, prima che venisse smantellata totalmente, appena prima, era già iniziato il processo di smantellamento. La bicocca è una fabbrica molto famosa che era alle porte di Milano e che, dove adesso c'è l'università. E da allora queste due strade, finzione da una parte, documentario dall'altra, sono andate un po' avanti parallelamente, ed ultimamente mi sono messo anche a fare l'operatore alla macchina nei documentari, cioè riprenderli proprio io con la telecamerina, e anche perché è più semplice, appunto. E questo qui che abbiamo visto, che vi ho fatto vedere prima, è invece il mio primo lungometraggio, che è del 90, ed è un film ambientato interamente a Milano, ed è il primo film vero che ho fatto, a bassissimo costo anche quello, però insomma con qualcosa, non come quelli prima che veramente non c'era niente. Vi ho fatto vedere l'inizio anche perché sapevo che avrei parlato del mio inizio, ma anche perché ne ho un altro o altri due da farvi vedere, perché credo che
credo che si capisca molto, almeno mi è stato detto, di che, come sono un po' il marchio che c'è nei miei film e che ha a che fare con col paesaggio, con la città in questo caso, ma quasi sempre con la città. Anche il film che ho ambientato a Genova, che si chiama Giorni Nuvole, inizia con Genova. Questo film inizia con Milano, adesso si vedeva molto poco a causa della luce che c'è in questa sala, però, ed è anche un'alba, quindi si vedeva molto scuro. In realtà anche l'altro film che ho girato in parte a Genova, che si chiama Agata la tempesta, inizia a Genova con una vista di Genova. Sì, possiamo farlo vedere adesso. L'inizio di Agata la tempesta. Le luci si possono spegnere? Ecco, quello che sta uscendo adesso può chiudere la porta, per piacere, il portone di legno, così almeno si vede meglio. Grazie. Solo per un attimo, poi dobbiamo riaprirlo. Abbiamo visto allora queste immagini di Agata e la tempesta, e forse voleva parlare della scelta dei luoghi. Ecco, uno degli aspetti che colpiscono di più appunto nei suoi film sono i luoghi, che sono luoghi particolarmente evocativi. Lo sono probabilmente per lei, ma sono luoghi che parlano anche da soli. Come li sceglie, i luoghi in cui ambientare le sue storie? Nascono prima i luoghi in cui poi lei si immagina delle situazioni, oppure sono scelti in un secondo momento, o
l'idea nasce praticamente nello stesso momento? No, i luoghi, allora, nei primissimi film che ho fatto, tra cui anche La Resserena dell'Ovest, sono tutti film ambientati a Milano, quindi poi i luoghi li sceglievamo all'interno di quella città a seconda di quello che si andava a raccontare, che storia era e che scene c'erano nel film, i personaggi, eccetera. Poi dal secondo film, che si chiama Un'anima divisa in due, durante il film, diciamo, si esce dalla città e c'è un pezzo di road movie che arriva fino ad Ancona e poi la seconda parte del film è ambientata ad Ancona. Da allora ho iniziato a raccontare anche altre città. In quel film è stato Ancona, per il film successivo Le Acrobate sono due città, una al nord e una al sud, sono Treviso e Taranto. Nel film successivo, che è Pane e Tulipani, Venezia. Ho avuto voglia di andare un po' in giro, insomma, fondamentalmente sentivo che stare a Milano e raccontare solo delle storie ambientate lì mi costringeva un po' troppo. C'è un discorso da fare, secondo me, da questo punto di vista. Ci sono dei film, c'è un cinema che racconta anche molto il paesaggio dove avviene la storia che stiamo raccontando, i luoghi, e c'è un cinema che lo racconta meno. Ci sono delle città che dopo un po' non sai più come raccontarle all'interno del cinema che racconta i luoghi, e città che invece sono talmente grandi e talmente piene di zone diverse che non creano questo problema. Nel mio caso sentivo che Milano mi era stretta a un certo punto, per quello sono venuto e per quello dopo che ho fatto Agata la Tempesta, qui ho girato in parte a Genova, mi ricordo mi avevano chiesto se volevo scrivere un articolo per Il Secolo, dopo aver fatto il film, mi sembra, e avevo scritto che era la prima volta che mi succedeva che avevo voglia di... Sapevo già che avrei girato un altro film in questa città, perché sapevo che non ero riuscito a raccontare abbastanza quello che avevo visto. E infatti il film successivo sono poi venuto qua e ho fatto Giorni e Nuvole. Con quei due film direi che Genova l'ho abbastanza raccontata. Se dovessi venire qui a girare un terzo film, come spesso ogni tanto penso, e magari succederà, dovrò trovare un terzo modo di raccontare questa città, perché non mi piace né a livello di cinema né a livello appunto di quello che mostri, né a livello delle storie, ripetere qualcosa, non fa parte del mio modo di affrontare questo mestiere. Vabbè, mi sembra come con i sentimenti andare a cercare le diverse suggestioni che le storie, i personaggi e quindi anche i luoghi possono offrire, e non esiste un unico punto di vista, direi, così come non esiste delle storie, delle persone, non esiste neanche dei luoghi. Forse Genova in effetti da questo punto di vista è una città abbastanza intrigante, che può offrire molti stimoli, soprattutto un'anima poetica, insomma, ha un occhio un po' sensibile, quindi vabbè, speriamo di avere allora un prossimo film girato a Genova. Ecco, per raccontare un po' come funziona proprio la produzione, la costruzione di un film, intanto lei spesso è anche autore delle storie e della sceneggiatura. Come funziona? Da cosa si comincia? Dall'idea di un autore che poi la mette in pratica? Come funziona il meccanismo di un film? Intanto io non ho mai scritto un film, un lungometraggio da solo. Ho scritto un paio di cortometraggi, ma non uno lungo. Non so se ne sarei capace. Ho provato a scrivere La Resserena dell'Ovest, il primo, ho iniziato io a scrivere per un mese e passa, ma... Non mi era neanche ben chiaro all'epoca come si facesse.
quindi iniziavo a scrivere delle scene, a inventare dei personaggi, eccetera, quello sì, però poi non sapevo come mettere insieme una trama, perché la mia voglia di fare questo mestiere non è venuta dal bisogno di raccontare delle storie, diciamo, ma più dal bisogno di raccontare delle immagini. E quindi partivo dalle immagini che avevo in testa, non dalle storie, da personaggi che mi immaginavo, eccetera. Poi dopo un po', lì ho capito che ci avrei messo chissà quanto a scriverlo, allora mi sono affiancato a uno sceneggiatore all'epoca abitava a Milano, e anche lui era un po' alle prime armi, però aveva più idea di me sul lato della scrittura, che si chiama Roberto Tiraboschi, e insieme a lui gli ho fatto vedere tutto il materiale che avevo scritto e abbiamo cominciato a strutturare una storia con quei personaggi che avevo in testa, con quelle poche scene che io avevo un po' abbozzato per capirli, eccetera. E la storia che è venuta fuori, perché sapevo che dovevano essere quattro persone che non si conoscevano tra di loro, che vivevano nella stessa città, però ci voleva un modo per tenerle insieme, e con lui abbiamo inventato questa storia di un'agendina che passa di mano in mano senza che loro quasi se ne accorgano, anzi senza che se ne accorgano, senza sapere di essere tutti e quattro nella stessa storia, e nello stesso film. Quindi quel film lì è nato così. Poi ogni film ha una sua genesi particolare. Un film che è il penultimo film che ho fatto è nato addirittura da una storia che mi è stata raccontata, e da lì ho capito che c'era qualcosa che mi intrigava molto, e ho cominciato sulla base di questo racconto a scrivere insieme a Doriana Leonde, con cui ho scritto 8 film, mi sembra. Abbiamo inventato un po' i personaggi, e poi chiaramente siamo andati di fantasia, ma su una base concreta molto forte. Sia Agata la Tempesta che Giorni Nuvole sono nati da incontri tra me, Doriana Leonde, sempre, e Francesco Piccolo, con una mia vaghissima idea su che genere di film avevo voglia di fare, ed era in particolare Agata la Tempesta. È un film abbastanza corale, con storie, 3 personaggi che si incrociano, 2 dei quali sono parenti, l'altro no, 2 dei quali abitano a Genova e l'altro invece abita in Romagna, e che lentamente però si incrociano e trovano una loro logica. E invece dopo quel film lì ho voglia appunto di fare un film più chiuso su due, una storia più intima su due personaggi soli, ed sono una coppia, eccetera, e ragionando su che cos'era la cosa che si poteva raccontare in quel momento che stava accadendo, di cui però ancora nessuno aveva parlato in qualche modo, è venuto fuori Giorno e Nuvole. Però appunto spesso non sono film che partono da una storia una storiellina che mi viene in mente, partono da altre cose. Altre suggestioni. E come si costruisce poi il rapporto col produttore? Perché chiaramente dall'idea alla sceneggiatura poi c'è un aspetto produttivo, che è quello che rientra nel discorso appunto delle industrie culturali, che è soggetto di questa rassegna. Come interviene come ci si colloca nel processo produttivo? Lì il problema è che il rapporto col produttore, da che mondo è mondo, è sempre stato complicato per un regista. Io all'inizio il primo film l'ho prodotto con la mia società, quindi con le 2 o 3 amici con cui l'abbiamo messa in piedi, questo film cui ho fatto vedere prima, L'area serena dell'Ovest, e anche i film precedenti, che vabbè, non costavano niente, quindi non c'era problema. Il rapporto col produttore si è annunciato col secondo film, Un'anima divisa in due, che però continuamente ho continuato a produrre
facendo la produzione esecutiva, diciamo, con la mia società, e anche il terzo, che vuol dire che il produttore dava i soldi alla mia società e poi noi seguivamo effettivamente la produzione del film, cioè l'organizzazione per fare un film, eccetera, era tutta in mano nostra. Pane Tulipani è ancora stato un film prodotto dalla mia società, esclusivamente dalla mia società, ed è andata anche bene perché ha avuto grande successo e quindi è funzionato, certo, da quel punto di vista, sì, averlo prodotto noi. Dal film successivo ho iniziato ad avere un rapporto con un produttore che è Lionello Cerri, prima era in società con altri, poi da solo, eccetera, e il film successivo si chiama Brucio nel vento, e poi ho avuto sempre rapporti solo con lui, quindi non ho vagato di produttore in produttore. Chiaramente poi il produttore ha dei rapporti col distributore, ha dei rapporti con un coproduttore magari straniero, e tutte queste persone qua devono dire la loro, per esempio, quindi questo già, certo, è una cosa, ecco, è limita. Beh sì, magari no, perché poi uno, certo, non è che deve farsi limitare da quello, però crea a volte degli stress o comunque dei problemi, certo, non c'è la libertà che ha magari un romanziere che si mette lì e scrive il cavolo che vuole. Sì, anch'io posso scrivere il cavolo che voglio io, però poi dopo mi dicono ma così non, oppure ma perché non pensiamo a quel tal attore o a quella tal attrice, perché così si riesce ad avere più soldi dalla Rai o non so che, certo, cosa. Sono tutte cose che vanno a mettere un po' dei bastoni tra le ruote, che bisogna saper girare un po' a proprio favore. E in questo mestiere ci sono comunque, come in tutto nella vita, ci sono dei limiti, chiaramente dettati, diciamo che se uno ha successo ha sempre meno limiti. Se nel momento di grande successo, io dopo Pane Tulipani ho potuto fare il film che volevo senza nessun problema. Poi è andato male e subito mi sono dovuto ridimensionare, però credo che faccia parte di questo mestiere dall'inizio saper fare, lavorare sui limiti con una creatività tale che ti permette di superarli, e superarli bene, non superarli perché ti vengono delle idee che non ti sarebbero quasi venute con quei limiti, o perché il fatto di dover lavorare con un attore famoso per forza, perché sennò il film non si riesce a fare, ti mette in moto e si va, e poi vai a trovare magari un attore famoso che va molto bene per quella parte, ma devi cercarlo, devi andare a conoscere, eccetera, eccetera. Quindi alla fine i film che riescono bene sono i film in cui si è riusciti a lavorare bene da questo punto di vista, con i limiti che hai avuto. Il famoso pensiero laterale, diciamo, quando si ottimizzano le eventuali difficoltà e si cercano di superare. Ragazzi, se dovete fare delle, sì, domande, fatele perché anche poi voi, finisce l'ora e ce ne andiamo tutti. Sì. E poi è più difficile. A questo punto, quindi, gli attori in qualche modo vengono scelti in parte dalla produzione e in parte da lei, quindi in questo modo. Ah sì, certo. E lei, no, gli attori vengono scelti da me. Da lei, che compatibilmente con quelle che poi sono le esigenze di tutto il tenendo conto il anche di alcune esigenze, sì, certo, sicuramente. E mentre lei fa un, direi di no a questo punto, però pensa al pubblico che lo vedrà il film mentre lei lo gira, oppure è in qualche modo un pensiero che non la sfiora? Cioè, no, è un pensiero che deve sfiorare se si vuol fare un cinema che poi arriva nelle sale, se si vuol fare su un film che poi va solo ai festival o per poche persone, si può anche non pensarci. Io mi viene naturale non tanto pensare a un pubblico, ma mi viene naturale pensare
a me come spettatore, io faccio un film che mi piacerebbe, io e i miei amici, sia le persone che conosco, perché il pubblico è qualche cosa di un po' astratto, non si può, che pubblico, esistono vari pubblici, non mi è mai capitato di fare un film pensando solo agli ottantenni o solo ai ragazzi di 20 anni. Uno cerca di fare un film probabilmente per le persone che hanno qualcosa di simile a te, hanno delle affinità con te e col tuo modo di guardare il mondo, probabilmente non ho neanche mai fatto dei film cercando di andare a prendere il pubblico che si è riversato nelle sale per andare a vedere film di Checco Zalone o Avatar, come dire, non è quello. L'idea è di cercare di raccontare senza annoiare, per cui per me, per esempio, l'inizio, adesso ce n'è un terzo che volevo far vedere, è importante in un film perché l'inizio deve in qualche modo tenerti in sala, deve farti venire delle domande, deve incuriosirti. Se ci si pensa, uno inizia un film, lo schermo è nero, si accende, si vede qualche cosa, in quei primi 2 minuti bisogna pensare bene cosa far vedere. È come l'incipit di un libro. È come l'incipit di un libro, se non, certo, funziona l'incipit, solo che sono, insomma, immagini. Certo. E quindi o rapporto immagini-suoni o rapporto immagini-parole, come per esempio nella Re Serena dell'Ovest, dove c'è questa che poi si capisce essere un'intervista motivazionale per un profumo, ma che all'inizio non si capisce che roba è, ed è lei che ci porta attraverso Milano, ci fa arrivare fino alla facciata di una casa, a una finestra dove si vede una donna che si sta vestendo, si entra dentro e lei è uno dei personaggi e lui, quello che dorme nel letto, è un altro dei personaggi del film, non si rivedono più per tutto il film, tranne la fine, in cui però uno dei due non riconosce l'altro, era un modo per entrare dentro nel tema e nel film, che racconta anche la città di Milano in quegli anni. Certo. Facciamo partire le immagini del comandante. Sì, questo qui è l'ultimo film che ho fatto e che non parte. Non parte? Perché non parte? È partito. La luce, per favore. Gentilmente socchiudere il portone, per favore, solo per la durata della clip, che è molto breve. Thank you.
trista verità è che ogni giorno che passa nel mio animo si insinua via più il timore che questo popolo non fosse atto a governarsi da sé. Esso non anena al bene comune, non freme per la giustizia, ha perduto memoria di ogni vero ideale e si lascia abbindolare da meschine promesse e falsi valori, sbandierati da ciarlatani assetati di potere. Mi duole ammetterlo, ma un dubbio mi covo in petto. Se non sarebbe stato meglio tenersi gli austriaci. Vabbè, questo è un altro inizio, anche qua, anche questo qui è un film corale, ci sono vari personaggi che all'inizio non si conoscono, poi si conoscono, si intersecano, eccetera, in questa città un po' immaginaria, perché all'inizio le immagini che avete visto sono sia di Milano che di Torino, ho mischiato un po' le due città, il mio sogno sarebbe stato mischiare tre o quattro città diverse. Però produttivamente, per esempio, questa qui è una cosa difficile, perché vuol dire andare in giro, per esempio, Cristoforo Colombo volevo venirlo a girare, la perché ha a che fare anche con le statue, il film, l'idea, c'è un'idea che mi era venuta, che ragionavo sul fatto che le statue che ci sono nelle nostre città, nelle nostre piazze, eccetera, nessuno sa chi siano ormai, nessuno le guarda, ma neanche se vedi un nome vai a vedere su Google chi è, te ne frega niente. Allora ho pensato, ma chissà, cioè, perché non provare a ribaltare e far sì che sono loro che guardano noi e dicono ma che cavolo sta succedendo? E chiaramente la prima statua che può dire qualche cosa sull'Italia è Garibaldi. Le statue di Garibaldi sono ovunque in Italia, nessuno le guarda più, e volevo venire a fare con Cristoforo Colombo a Genova, ma era un problema perché lì vicino alla stazione Principe, per andare su lì con, cioè, perché non è neanche, bisogna andare su da loro per guardare con loro dall'alto o dal basso quello che loro vedono, quindi vuol dire avere un dolly, dei macchinari particolari, e era un po' problematico. Però non c'erano ancora i droni, no, i droni c'erano già, ma non erano buoni come adesso. Ho provato a fare qualche cosa, perché nello stesso film c'è una cicogna e a un certo punto c'è una vista, una soggettiva della cicogna in volo su un pezzo della città di Torino, e abbiamo provato a farla con un drone, ma è venuta malissimo, l'ho dovuta rifare con un ultraleggero. Vabbè, qualche domanda, ragazzi? Eccola. Eccola. Ma c'è un microfono. E gli do il mio. Ah no, ce l'ha lei. Ecco. Salve, volevo chiederle perché spesso nei suoi film è la donna ad essere protagonista del cambiamento e della scelta? Devo ripetere. Indovina. Ma allora, dal mio secondo film, di quelli in 16 mm senza soldi, che si chiama Giulia in ottobre, quello prima che facessi la Resena dell'Ovest,
ho iniziato a pensare a un personaggio femminile ed è un film che si chiama Giulia in ottobre, appunto la storia di Giulia, è un film di un'oretta che parla di questo momento suo di cambiamento, e da quel film lì ho capito che attraverso i personaggi femminili potevo raccontare qualche cosa che non avrei potuto raccontare attraverso quelli maschili, forse anche per una sensibilità diversa, per un modo di affrontare le cose, di guardare il mondo, eccetera, eccetera, che le donne hanno diverse dagli uomini. Però li ho sempre utilizzati per raccontare qualche cosa di mio, chiaramente. Forse una parte di me che ha più a che fare con la mia anima, come la definirebbe Jung, però non sono portato per fare, che ne so, dei western o dei film di guerra, soprattutto film di guerra, un western quasi quasi lo proverei a farlo, e quindi avanti, insomma, se guardo tutta la mia carriera, comunque ci sono tanti personaggi femminili importanti, e anche maschili chiaramente, però è sempre, non so, mi trovo a mio agio a raccontare un personaggio femminile. Sono anche piccole storie intime comunque, quindi... Però potrebbero essere piccole storie intime con degli uomini. Ah, solo, assolutamente, sì, solo certo. Tra uomini. Sì, 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 certo. Magari alzate la mano prima di fare, ecco, già nella domanda precedente, in modo tale che così il microfono poi quando serve sia già arrivato. Sì. Grazie. Salve, io vorrei fare una domanda abbastanza classica, sono arrivato in ritardo in realtà, quindi non, magari l'ha già spiegato, ma vorrei sapere a che cinema si rifà, quali sono i suoi modelli, come si ispira, ma chi si ispira, insomma. Ma adesso non lo so più. Alla vostra età avevo dei modelli chiaramente, o dei maestri che sono quelli che mi hanno portato a fare questo mestiere, mi ha fatto un po' innamorare di questa cosa che è il cinema, ed erano prevalentemente dei signori che avevano un loro linguaggio molto specifico. In Italia soprattutto Antonioni, poi c'era il nuovo cinema tedesco, Wenders soprattutto, ma anche Fassbinder, anche Herzog. In Francia c'era Bresson, c'era la Nouvelle Vague, soprattutto Godard, insomma, Ozu in Giappone, i film di Ozu sono molto particolari. Tutti i film che avevano un linguaggio molto preciso e identificabile, e che diciamo che davano a quel linguaggio, a quel modo di raccontare attraverso le immagini un'importanza grossa. Nei film di Antonioni è quasi più importante quello, le immagini che racconta della storia in sé. La storia si sfalda, si perde, sembra quasi un po' un pretesto. Io ho cominciato un po' così, il mio primo film che si chiama Paesaggio con figure, primo film in 16 mm a bassissimo costo, girato di notte, quasi tutto di notte, nell'arco di 4 mesi, perché giravamo quando tutti potevamo farlo, e quindi di notte, nei weekend eccetera, ci abbiamo messo tantissimo. La storia era un pretesto per raccontare delle immagini, delle suggestioni, delle cose così, la storia era proprio quasi niente. Quindi questo. Salve, la mia domanda è un po' sulla falsa riga di quella che le è appena stata fatta. Più che altro perché prima avevo nominato Jarmusch, quindi le volevo chiedere che legame sente col cinema indipendente, tipo, non so, in Italia Bava o Fulci, o per l'appunto in America il già citato Jarmusch. Ho capito la domanda. Dicevo,
Perfetto, grazie. Dicevo, siccome prima aveva citato Jarmusch all'inizio della sua presentazione, le volevo chiedere che legame sente con il cinema indipendente, anche adesso che magari è stato prodotto dalla Warner Bros, eccetera. No, non sono prodotto dalla Warner, ero distribuito dalla Warner. Distribuito, ok, grazie. Magari fossi prodotto dalla Warner. Il prossimo non sarà neanche distribuito dalla Warner, perché ha cambiato politica e vogliono fare solo commedie, quindi niente. I commedi di un certo tipo. Legami, sì, non so bene come rispondere, nel senso che legami sento. Vado spesso a vederli i film indipendenti, non so che legami. Non conosco direttamente nessuno, ma sì, Jarmusch l'ho incontrato uno o due volte, ma così. Comunque spesso da lì vengono fuori, anche per esempio nei cinema indipendenti americani, vengono fuori le idee migliori, le idee un po' diverse da quelle degli studios, che mi sembra che ormai non fanno che rifare gli stessi film, non so. Oppure prendono i cartoni animati e li rifanno, cioè non so più cosa fare. Buongiorno, volevo sapere se l'occhio del regista riesce a catturare degli aspetti della realtà diversi da quelli magari colti da una persona comune. Chi è una persona comune? Una persona che non vede la realtà dietro una telecamera. Cioè, la differenza del vedere il mondo da dietro una telecamera e con gli occhi... No, io credo che... Un artista si definisce tale se ha un suo sguardo particolare sul mondo e riesce attraverso la sua arte a comunicarcelo. Ma credo che molti di noi hanno quello sguardo lì. Poi si tratta anche di essere più o meno portati o coltivare un piccolo talento che uno ha. Poi che uno racconti attraverso il cinema o attraverso la letteratura o attraverso la pittura quello che vede è lui che deve sapere qual è la strada o provarci o capire. Non credo che il cinema sia l'unica forma d'arte eletta per raccontare il mondo, ci sono tante. E le sensibilità anche per raccontarlo ce ne sono tante. Io volevo sapere che influenza c'è tra il regista e gli attori e come influenza poi la produzione del film. Tra il regista e gli attori e? E come influenza questo legame sul film. Allora, tra il regista e gli attori non è che c'è un'influenza, c'è un lavorare insieme. Cioè... Quando si costruisce una scena, si scrive una scena, nella sceneggiatura gli attori hanno, i vari personaggi hanno le varie battute, poi ci sono delle didascalie che dicono più o meno quello che succede, lui entra dalla porta, si siede, guarda la finestra, si volta verso di lei e dice piuttosto che queste cose qua. Dopodiché bisogna metterlo in scena, quel momento lì della messa in scena... È il regista che lo deve decidere, come deve essere messo in scena. Tante cose possono cambiare. Io parto ultimamente da delle prove con gli attori e con loro cerco di capire come deve essere messa in scena la scena, che vuol dire come si devono muovere loro. Io magari ho già un'idea di filmarla in quattro inquadrature diverse piuttosto che in una sola che li segue tutto il tempo, e da questa idea qui viene fuori che tipo di come mettere in scena quella scena con gli attori. Dopodiché ogni attore è un personaggio diverso nel film, quel personaggio lì avrà delle caratteristiche particolari sue che abbiamo già approfondito prima con delle prove per capire come è fatto uno e come è fatto l'altro. Quindi alla fine il risultato è un risultato di un dialogo tra il regista, gli attori ed è molto importante la scelta di che attore interpreta il tale personaggio, che vuol dire il casting, quello che si fa prima, perché
Ci sono vari motivi per cui uno può scegliere un attore o un altro per fare quel personaggio specifico, però tendenzialmente, per quanto mi riguarda, quello che deve scattare è una curiosità di vedere come quell'attore lì può diventare quel personaggio, cosa può dare a quel personaggio. Devo capire che quell'attore lì e quel personaggio insieme diventeranno qualche cosa di particolare che mi piace. Direi l'ultima domanda. Salve, volevo chiederle, dal punto di vista di un regista, qual è la parte più faticosa durante la produzione di un film? Perché l'applauso non l'ho capito. Cosa intendi per parte faticosa? Faticosa fisicamente è la parte, il set, quando si gira, che possono essere 7-8 settimane, anche 10 ne ho fatte, in cui si lavora praticamente 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Quindi solo la domenica di pausa, e dopo, a una certa età, comincia a essere veramente faticoso. A 20 anni, 25 anni, 30 anni non mi faceva molta fatica, adesso di più. Ma faticoso anche solo per il fatto che si sta, almeno io sto in piedi tutto il giorno, non sto mai seduto, è stancante, insomma, mandare avanti tutta la baracca tutti i giorni, perché come regista dipende un po' tutto da te, che cosa si fa, come si fa, eccetera. Vengono tutti da te a farti le domande su come devono essere, dalla truccatrice che ti viene a far vedere un attore come è truccato, se va bene o no, e alla scenografa che viene a dirti nell'ora di pausa invece di mangiare vieni con me che ti devo far vedere un negozio dove possiamo girare la settimana prossima che secondo me funziona, eccetera eccetera. Quindi quella parte lì è la parte che a me piace di più, è la parte più è la parte dove insieme ad altre persone costruisci il film a pezzettini, perché poi nel montaggio viene messo insieme e lì capisci se viene fuori come l'avevi così iniziato a pensare oppure stai andando da un'altra parte. Però in quel momento lì, io, il momento in cui per me è anche quello più divertente, insomma, perché durante la scrittura comunque sì, puoi inventarti quello che vuoi, ma non c'è niente di vivo. Perché poi sono parole sulla carta. Nel montaggio anche lì puoi inventarti quello che vuoi, però col materiale che hai a disposizione puoi rimontarlo in due modi diversi un film, puoi farne due film diversi, insomma, però poi comunque deve arrivare un prodotto finito, che è quello. Magari dei dubbi su qualche cosa, c'è sempre il problema del tempo, almeno io ce l'ho, mi vengono sempre dei film di 2 ore, invece li vorrebbero di 1 ora e 40, perché commercialmente è meglio un film di 1 ora e 40 rispetto a 1 ora di 2 ore, quindi io arrivo sempre di 2 ore e 10, quindi bisogna tagliare quei 10 minuti, ci sono delle sofferenze, diciamo. L'unica sofferenza sul set spesso è quella fisica, quindi va bene, della stanchezza. È una grande impresa in cui comunque si lavora con moltissime persone, una grossissima impresa. Bene, io penso che in effetti verrebbero in mente anche molte altre domande, perché capire il meccanismo di un film... sì, volevo farvi vedere il documentario tre minuti di un documentario, del documentario che ho fatto sulla Liguria. Per chiudere questa cosa. Sì, basta scorrere, diciamo, i titoli di coda di un film per capire quanto è un meccanismo complesso, comunque, che un regista deve comunque tenere sotto controllo dall'inizio alla fine. Quindi, ecco, un altro.